Buongiorno a tutti da Riccardo Zago, investire.biz. Anche quest'oggi, consueta rubrica Caffè Mercati, abbiamo diverse cose da vedere. Come sempre, insieme andiamo a scorrere in primis il calendario economico. Eccoci qui, mercoledì 27 giugno 2018, tra un'ora parla il governatore della Bank of England Carney e nel pomeriggio 14.30 principali ordinativi di beni durevoli, alle ore 16 contratti pendenti di vendita di abitazioni negli Stati Uniti e 16.30 scorte di petrolio greggio. Poi questa sera attenzione perché abbiamo in primis alle 21 in Canada il discorso del governatore della Bank of Canada, Pollock, e alle ore 23 attenzione perché abbiamo la decisione sul tasso di interesse che dovrebbe rimanere stabile sia all'1,75%, ma attenzione perché la volatilità aumenterà sicuramente, quindi occhio anche a tutte quelle persone che hanno in portafoglio il dollaro neozelandese. Andiamo avanti, passiamo subito ai grafici. Allora, partendo con che cosa? Partendo con il DAX che si sta avvicinando come previsto con forza vicino alla trend line. È stato un vero peccato qui non prendere lo short, perché io alla sessione di trading con Ichimoku avevo indicato 12.620 come livello per posizionarsi al ribasso. La sfortuna è stata veramente molta perché siamo arrivati a 12.607 come massimo il giorno 22 di giugno. Poi comunque il prezzo è sceso, vediamo adesso come si comporterà. Io penso che la trend line potrà reggere. Vediamo da dove è tracciata questa trend line. È tracciata in realtà su time frame settimanale, per la precisione, perché l'ho tracciata passando per la chiusura, anzi tracciamola con più precisione, dalla chiusura della settimana numero 6 del 2016. Eccoci qui. Sì, così, alla chiusura della settimana numero 26, numero 25, sempre del 2016. Poi l'ho aggiustato un attimo per capire qual era la modalità migliore e devo dire che questa mi piace abbastanza. Ovviamente facciamo molta attenzione perché anche su time frame settimanale abbiamo comunque adesso dei massimi decrescenti. Sarà molto interessante capire se reggerà questa zona qui. Ovvio che si può anche provare quindi un long da 12.080 a 12.060, ma questo è un argomento che purtroppo a cui bisogna dedicare del tempo in più. È proprio per questo che io vi invito quest'oggi alle ore 16 al trading live, quindi un'ora insieme con me. Dalle ore 16 alle ore 17 potete iscrivervi qui. Torniamo sui grafici e cambiamo, perché sul DAX abbiamo già detto abbastanza, decisamente due settimane abbastanza negative che potrebbero anche indicarci ulteriore forza ribassista per la prossima settimana, ma manca ancora molto e quindi poi staremo a vedere. Andiamo avanti, però dobbiamo andare avanti e vedere S&P 500, perché noi siamo entrati long, il prezzo ha rimbalzato benissimo sulla trend line, ieri ha chiuso al di sopra della trend line, oggi sì, sembra essere negativo, ma i mercati in America devono ancora aprire, quindi attendiamo la chiusura giornaliera. Se chiuderà al di sotto, allora chiuderemo la posizione, ma manca ancora molto. Andiamo avanti, parliamo di euro-dollaro, ieri giornata negativa, ha perso un 0,5% se non sbaglio, 0,45%, si attesta ora in area 1,16,60, ho portato come avevo detto ieri a casa parte della posizione, ho messo lo stop in pareggio, quindi qui siamo molto molto tranquilli. Su SDCAD invece non si muove niente, stiamo attendendo una presa di direzionalità, vediamo che ci sono stati dei tentativi di attacco al rialzo, tutti respinti, ma la volatilità è comunque bassa, quindi è anche difficile dare valutazioni oggettive e quindi io comunque mantengo la mia posizione aperta inizialmente e vediamo insomma se andrà dalla parte desiderata. GBPAUD anche questo non si muove, però io mantengo le mie posizioni, un po' di pazienza, vedremo quel che accadrà. Sono fiducioso, vediamo fin dove arriverà. Ho intravisto poi il target, il primo target da posizionare proprio qui in area 1,78 e poi lasciar correre fino a 1,76.
Chiudiamo il tutto con l'argento che ieri, guardate, ha reagito molto bene sulla parte bassa della lateralità, il prezzo era sceso molto, poi ha recuperato il tutto. Staremo a vedere se terrà bene anche quest'oggi la zona di 1617-1618. Parleremo di questo e di moltissime altre cose oggi al Trading Live, quindi io vi aspetto numerosi come sempre dalle 16 alle 17. Con questo per ora ho concluso, vi ringrazio per l'ascolto come sempre e auguro una buona giornata e un buon trading a tutti.